Salve a tutti. Rete decisiva di Samuel e grande vittoria per l'MSP contro i 10 martiri. Gli impegni tuttavia non sono finiti. In questa settimana Mr. Fanti dovrà preparare un'altra gara non semplice in casa del Cavezzo. Riuscirà l'MSP a conquistare la seconda vittoria di fila in campionato? Vediamo. Cambiare mentalità. Io credo che sia solo una questione di mentalità. La mentalità che dovete avere fuori casa è il problema, che si riallaccia poi alla mentalità che è mancata in alcuni frangenti domenica, perché quando avete giocato a pallone il primo gol è una roba da Serie A. Avete fatto un'azione tutta di prima. Abbiamo fatto 9 partite, non le ho viste far molto dalle altre squadre quelle azioni lì. Quindi la mia domanda è: perché ne facciamo una o due a partita? Perché non le facciamo a getto continuo? Non dico mica che debbano venire tutte, ma perché non ci proviamo continuamente a giocare così? Quando si può si attacca alla profondità, quando non si può si cambia la parte e si cercherà di attaccare la profondità da un'altra parte. Però questo è sintomo che sapete farle le cose, se volete. Quindi domenica prossima bisogna avere la mentalità per andare a giocare fuori casa. Bisogna arrivare con la mentalità giusta domenica. Presentarsi al campo là, che è lontano, perché ci sono 50 km, ma bisogna arrivare là con la mentalità giusta per affrontare la partita e per voler portare via da là dei punti, che siano uno o tre, non me ne frega niente. Se sono tre è meglio. Bisogna andare là e giocare e tirar fuori i maroni e arrivare là con una condizione ottimale, che vuol dire allenarci bene tutta la settimana, andare a letto presto il sabato sera, svegliarci non troppo tardi la domenica mattina, mangiare da atleti, presentarsi al campo e spaccare il culo agli avversari. Solo questo è me. Io non conosco altre vie. Ragazzi, ci siamo, oggi è già domenica, dopo la nostra vittoria meritata la scorsa settimana, quest'oggi andiamo a affrontare il Cavezzo, un'altra squadra che ha avuto un rendimento altalenante, un po' come noi, quindi ogni partita è a sé e bisogna approcciarlo nella maniera corretta, nella maniera giusta, perché sennò si rischia veramente di fare brutte figure. Già lo so che non sarà una partita semplice, sarà una partita molto molto tosta, perché già lo so. Speriamo di reagire bene, speriamo soprattutto di partire bene, perché se si parte bene si riesce magari ad entrare un po' nei meccanismi della gara, riuscire a trovare il gol e anche la vittoria. Quindi adesso stiamo andando a Cavezzo, manca poco e ci siamo. Spero di fare nuovamente gol o almeno un assist, di fare la differenza. Vediamo come andrà. Ci vediamo direttamente in campo. A dopo, ragazzi. Come vi ho detto, il campionato è un gradino più difficile dell'anno scorso e le partite sono tutte difficili quest'anno. Non ci sono partite facili e partite difficili, sono tutte partite difficili. Comunque l'approccio alle partite, quindi, e il ritmo è alto, è determinato dal fatto che la motivazione porta a questo, oltre al fatto che, come vi ho detto, le categorie ci sono, quindi ci sono giocatori di promozione. Noi dal nostro canto abbiamo l'esperienza di queste prime partite, in cui
abbiamo fatto partite di livello e abbiamo visto che ci siamo. Però, come avete visto, la maggior parte delle partite di livello che abbiamo fatto, a parte contro il Faro, che era una partita di livello di categoria superiore, perché loro hanno giocatori di categoria, le altre le abbiamo perse, per poco, ma le abbiamo perse. Quindi noi dobbiamo lavorare su questo. La motivazione poi porta alla concentrazione, la determinazione nel fare le cose, quindi bisogna sempre essere a livello di concentrazione altissima. Poi, se il risultato sarà quello che sarà, buonanotte, ma io non voglio che la mia squadra esca dal campo e diciamo abbiamo fatto una partita di merda, abbiamo fatto cagare, non siamo entrati in campo, gli altri avevano più voglia di me. Forza. Benvenuti a tutti in questa decima giornata del campionato di promozione. Quest'oggi si affronteranno il Cavezzo, padrone di casa, contro l'MSP Calcio di Off Samuel. Ecco i giocatori che entrano in campo, è tutto pronto per questo super match. Pronto l'MSP a battere questo calcio d'inizio con De Martino. Si comincia. Traina la passa Colace. Gestisce bene il pallone, la ripassa per Traina, prova a buttarla in mezzo, c'è Luccarini che non riesce a controllare, De Martino neanche, ancora Colace, prova a buttarla, fuori. Calcio di punizione a favore dell'MSP, come al solito batterà Samuel, ma attenzione, c'è il movimento di Colace, Samuel prova a servirlo, non riesce a stopparla di pochissimo. Bel lancio di Samuel, ma non si è concretizzato niente per l'MSP. Aieta dalla bandierina. La lancia in mezzo, c'è il colpo di testa di Bertan che la spazza, poi c'è il tiro da fuori da parte di Pellacani che diventa un cross involontario, sempre per Aieta. Palla deviata da Comastri, ma c'è Oxa, può provare il tiro! Pallone che passa in mezzo a tutta l'area di rigore, ma si rifugia fuori. Prova a continuare a spingere il Cavezzo con Osarracino, però Colace intercetta ancora e poi Osarracino prova una mossa di karate per ammazzare Colace, ma non ci riesce e commette fallo. Aieta prova il passaggio, Samuel non ci arriva, allora c'è Cesari, prova il tiro addirittura deviato, però c'è Tonini davanti al portiere, si mangia una clamorosa occasione, il Cavezzo non riesce a passare in vantaggio. Bertan ha il pallone, manda al bar Vena, poi la lancia in avanti per Luccarini, riesce a stopparla, bravo Luccarini, lancia avanti per De Martino, ma l'assistente alza la bandierina. Ma qui molto probabilmente non c'era fuorigioco, come potete vedere in basso a destra c'era il numero 3 del Cavezzo che tiene appunto in gioco De Martino. Palla per Oxa, prova a cambiare gioco sulla fascia sinistra per Tosse, ma scivola e non riesce a stoppare il pallone, grande errore per lui. Prova lo schema Tosse per Oxa, ma ancora Tosse, palla in mezzo ma sbaglia, assomiglia molto a Samuel ma di piedi mica tanto. Va avanti in palleggio Pellacani, bella giocata, poi serve Vena, è tutto regolare, Vena davanti al portiere, la tira verso il calcio d'angolo e non verso la porta, anche qui errore. Bertan contro Tosse, ma poi c'è De Martino che completa la fase difensiva e subisce fallo da Vena, che oggi non è in vena. La palla arriva a Osarracino, ancora con il mancino, serve Tosse ma non riesce neanche qui a stoppare, altro errore gigantesco da parte sua. Il Cavezzo deve sperare che non ne faccia altri in partita. Bertan pensa al lancio lungo, lo esegue, la palla in avanti, respinta di sedere da Osarracino, poi palla per Tosse che la perde clamorosamente, commette fallo da rigore. Attenzione, ennesimo errore da parte di Tosse, perde il pallone a causa di uno stop da terza categoria e poi commette fallo, peggio di così non poteva fare. E quindi dal dischetto c'è sempre lui, Giovanni De Martino, il rigorista ufficiale dell'MSP con la numero 9, si prepara alla rincorsa di Martino e trova il suo quarto gol in campionato, 1-0 MSP in casa del Cavezzo e tutti ad esultare per il gol di Giovanni De Martino, 1-0. L'MSP vuole già trovare il secondo gol, palla per Luccarini in area, ma esce Carpi e poi si scontra con l'attaccante dell'MSP, Luccarini, e poi gesto di fair play da parte del giocatore dell'MSP.
Aieta sbaglia il controllo e la palla viene spazzata da Traina, e allora il direttore di gara fa il duplice fischio e tutti negli spogliatoi. Oxa carica il destro per questa punizione. Vediamo se il Cavezzo riuscirà a concludere qualcosa. Palla in mezzo per Sarracino, butta fuori di testa. Il Cavezzo prova a concludere più di 5 passaggi di fila, vediamo se ce la farà. Tosse la alza, poi di testa la passa a Samuel, probabilmente per la somiglianza si è confuso, e poi Samuel subisce fallo, punizione per l'MSP. Samuel intravede un movimento in aria, prova a servire il capitano, ma esce Carpi ancora. Rimpallo e la palla finisce a Vena, prova in aria, andare in mezzo, cerca un rigore, ma non lo ottiene. Vena ancora il pallone, lo passa per il numero 2 che la lancia in mezzo e c'è il fallo di Tosse. Ecciù! Oxa sta pensando a cosa fare con il pallone. Bellacani si fa vedere, viene servito, poi prova il filtrante, ma c'è Luccarini che protegge il pallone di fisico. Traina dalla rimessa laterale, prova a servire Colace, bellissimo il colpo di tacco alla barella, poi c'è Samuel dal limite! Di Mancino non riesce a centrare la porta. Lancio dalla rimessa laterale, poi stoppa in qualche modo Vena, ancora tiene il pallone, la passa in avanti, bello il colpo di tacco di Tonini. Poi la palla sta a Pellacani che perde il pallone, bravissimo Mazzetti a recuperarlo. Poi Pellacani prova a strozzare Mazzetti e fa fallo. Prova il rinvio dal fondo, in avanti addirittura per l'attaccante De Martino che non ci arriva, e poi esce Carpi, non si concretizza nulla. Questa volta prova il lancio proprio lui dal monte, in avanti sempre per Di Martino, ma esce Carpi anche se Cavezzo è vicino a Modena, ma lui si chiama così. Adesso anche il Cavezzo prova il lancio da dietro per l'attaccante, ma la palla va a Piccolo, dal limite Piccolo, il tiro centrale, facilissimo per Comastri. Mazzetti distratto e viene servito Pellacani, è da solo, la lancia in mezzo, c'è Incerti con il tiro. Probabilmente era incerto se tirare subito oppure no, e l'ha tirata altissima. Gazzini al pallone, passa per Pellacani, poi Samuel prova a recuperarlo, la prende ed ennesimo fallo di frustrazione da parte del Cavezzo. Prova ad andare avanti l'MSP, ma c'è un contrasto e qui l'allenatore del Cavezzo, che si sta lamentando a tutta la partita, attira l'attenzione del direttore di gara che va ad ammonirlo solo verbalmente, però qui rischia il cartellino rosso se dovesse appunto continuare così. Carpi è pronto a battere la punizione, c'è Licciardo in barriera, ma attenzione, Sarracino spinge via Licciardo in modo violento e cruento, ancora lo trattiene e qui il direttore di gara deve prendere assolutamente dei provvedimenti per Sarracino, probabilmente arrabbiato perché spesso gli cantavano la canzone Sarracino, Sarracino, bell'uguaio. Da notare che il povero Licciardo non ha fatto niente, ma ha subito lo stesso il cartellino giallo da parte del direttore di gara. E allora si accinge a battere Carpi, classica simulazione in area per avere un rigore all'ultimo, e qui l'MSP può partire in contropiede, sono 4 contro 2, c'è il lancio in avanti, Colace prova ad inserirsi, ma Carpi la spedisce a Modena. Mazzetti dalla rimessa laterale, palla per Licciardo, di esperienza, tiene il pallone, subisce fallo, che giocata del classe 89. Siamo giunti al 90esimo, palla per Samuel, deve tenere il pallone, l'MSP è vicino alla vittoria, Samuel subisce fallo da lì e rimane a terra. Ormai il Cavezzo è talmente frustrato che non ci vede più e si lamentano pure, brutto il gesto del Cavezzo con il fallo, ma qui almeno c'è il capitano che solleva Samuel. Mancano pochi secondi alla fine di questa partita, Licciardo serve Samuel, c'è Tosse che prova a prendere il pallone ma non ce la fa, Samuel di fisico, sono addirittura in tre. Poi c'è Sarracino, il capitano, che prova a prendere la maglia Samuel, ma finisce qui. L'arbitro fischia la fine di questa partita. L'MSP batte il Cavezzo 1-0 e Samuel, dopo essere stato insultato
tutta la partita, zittisce gli avversari e soprattutto brutti i cori da parte di Ultra contro Samuel e gli insulti rivolti verso di lui. Ma attenzione, c'è Tosse che prova a far rissa contro Samuel. Probabilmente sta litigando perché Samuel assomiglia di più a Leao. Tosse non ci vede più, sta dicendo assomiglio più io a Leao, assomiglio io. E poi zittisce Samuel. Tosse, probabilmente il raffreddore avrà influenzato la sua prestazione, ma non ci vede più e Samuel lo ignora, come giusto che sia. E intanto ancora Tosse prova a far rissa, ma Samuel è bello che tranquillo. E qui bravo il capitano in cavezza a mandare via il proprio compagno. E la partita finisce in una maniera molto strana. E poi arriva anche Carpi, addirittura vuole zittire Samuel, ma l'unico che deve stare zitto qua è lui, perché ricordiamo che, come disse un anziano saggio, i vincenti festeggiano, i perdenti imparano. Ed è questo che deve imparare il portiere del Cavezzo. E mi sa che deve imparare molto il Cavezzo da questa partita. Ed ecco Samuel che esce dal campo. Ringraziamo tutti i fan che lo hanno sostenuto anche contro gli ultra del Cavezzo, che l'hanno insultato tutto il tempo. Eccola qua l'uscita del campione. Stringe la mano rota e poi c'è anche il mister Fanti che si complimenta con lui, e Samuel esce con stile da questa partita. Allora ragazzi, anche quest'altra partita è andata. Cavezzo MSP 0-1, abbiamo vinto. Campo non facile quest'oggi, però abbiamo giocato bene. Calcio di rigore procurato dal nostro Cola. Vieni qua Cola. Rigore netto. Rigore netto o dubbio, no? Perché sono lamentati tutti che dicevano non era rigore. Questo è netto ragazzi. Rigore netto, eh. Sì, sì, però sì. L'arbitro ci ha pensato un po'. Sì, ma ci ha pensato perché voleva dare il vantaggio, però alla fine. Ma che vantaggio? Ma cosa? Netto solare. Poi noi siamo stati veramente bravi a tenere il risultato su 1-0. Abbiamo creato veramente poco rispetto a quello che siamo abituati a creare, però siamo stati bravi lo stesso a difenderci bene, a non mollare e a portarci a casa questi tre punti fondamentali. Fondamentali perché siamo reduci da altri tre punti che abbiamo vinto in casa. E quindi la classifica, come potete vedere, è aggiornata. Come sempre ragazzi, come in ogni campo fuori casa, mi vengono a sostenere i ragazzi qui. No ragazzi, a parte gli scherzi, voglio chiedere com'è andata la partita. Bravi. Io il rigore non l'avrei dato. Il rigore non l'avessi dato? È caduto da solo. Vai. E quindi volevo ringraziare questi ragazzi che come sempre vengono a supportare. Spero l'MSP e non il Cavezzo. Chi è Cavezzo? Grandissimo rigore trasformato dal nostro bomber Di Martino, che è il capocannoniere fino adesso. Luca, ragazzi, Goyormel mi ha detto che purtroppo causa un brutto infortunio in allenamento, rimarrà fermo un paio di settimane, quindi non potrà aiutare la sua squadra, ovvero il Porretta. Tanto l'Italia non è mondiale. Quindi non può andare in nazionale. Come hai visto la partita di oggi? Allora, molto tosta, poi con la tifoseria così, molto contro l'Italia. Io ho sentito qualche insulto di troppo che... Ma anche verso di me, cioè. Anche verso di te, che sinceramente non ho capito. Perché ho visto tutta la gente supportarti, quindi erano invidiosi e niente. Però mi ha colpito molto il tuo socio, perché non capivo dove giocassi te nel Cavezzo dell'MSP. È vero. E ha anche fatto procurato il rigore, quindi... Infatti. Mi raccomando, come sempre, iscrivetevi al canale, lasciate qua sotto un commento, seguitemi anche sulla mia pagina Instagram e su quella dell'MSP. Finisce qua questo magnifico episodio. Da Cavezzo è tutto, ci vediamo in un altro episodio. No!